E buonasera, accidenti, benvenuti in questo nuovo video delle armi contro altre armi. Oggi andremo a provare l'ultima speranza contro un'altra sidearm, che è la visione, quindi l'arma da supporto del culto ora futura dell'ultima contesa di fazione. Sono armi piuttosto simili, che però sono delle armi che presentano molte differenze per quanto riguarda il rinculo e il controllo dell'arma. Io ci vedrei un attimo il centro per vedere quanto l'hanno fanno, fare un attimo una visione generale. Allora, la visione generale? Spara. Io faccio 26 quanto in testa. Fai? Tu fai, se non sbaglio, 26 in testa e 16 al corpo, giusto? No. 20 al corpo. 20 al e corpo. Il problema, una cosa molto buona della tua arma è che ha caricatore assassino. Caricatore assassino, soltanto io faccio 26 in testa e 20 al corpo, quindi è uguale. E scusa, guarda la cadenza della tua arma. Guarda un attimo le statistiche, ti un attimo confrontale. La mia, allora, io ho 491 proiettili al minuto. È identico, soltanto che è spiccicata. Soltanto che l'ultima speranza aumenta zen, che quindi aumenta la stabilità. E la visione ha invece caricatore assassino. Vai, iniziamo quando vuoi. Va bene, vai via, scappami. Va bene. Ah, caricatore assassino, che certo adesso è abbastanza inutile, visto che siamo in 1v1, però. Però normalmente è veramente devastante, perché cioè caricatore assassino aumenta veramente tantissimo i colpi. Poi io so scarso e... Ok. Ma la gittata è uguale? La gittata, boh, io non la gioco con la gittata al massimo, perché poi ne risente parecchio la stabilità e la odio la stabilità di quest'arma. La maggiore è quella di ultima speranza, anche se credo che percando al massimo la gittata della visione, forse arrivino a essere uguali, se non maggiore di un pelo quella dell'ultima speranza, che però così ha proprio tanta stabilità in più. Quindi quello che consiglio io, cioè almeno come mi ci trovo meglio io, è perdere un po' di gittata per un po' di stabilità in più. Dai, ma io in realtà l'ho provata sta visione e mi sembra che il rinculo sia prettamente grafico. A me invece il rinculo non piace per sì, niente. Che ti cioè riesco bene o male a controllarlo, perché appunto è grafico come rinculo, non è... Non piace per niente. Infatti preferisco tenere la stabilità, che se no veramente con la gittata al massimo l'arma mi parte. Io vedo l'ultima speranza come un'arma molto più competitiva, in quanto... Non hai preso il corpo a corpo, ti giuro! Zitto. In quanto con la stabilità che si ritrova in momento zen, che aumenta ancora di più. Oddio, sei laggato un po'. La stabilità può risultare un'arma molto più versatile e si controlla veramente veramente meglio. Io in realtà non le uso, cioè non uso l'ultima speranza non so da quanto tempo, perché penso l'ultima volta che l'ho usata è stato il video in cui appunto l'ho fatta vedere, che è stato uno dei primi video di Destiny 2, una delle prime volte che abbiamo fatto vedere l'ultima speranza. E poi non l'ho più usata, quindi boh, sinceramente le armi da supporto non le uso, non le sto usando parecchio in questo gioco. Preferisco molto di più mitragliette o anche semplicemente automatici, magari, che riesco a controllare dalle corte distanze. Però armi da supporto non so, non vi so ben dire per quale motivo non mi piacciono. Tanto più forte era piccione alla istruzione di Destiny 1. Sì. O tu che usavi il grigiore o il Wormwood alla io fine. Non passo il che grigiore. Schifo che facevi. Ma lancia qualcos'altro? Effettivamente. Lancio manca le munizioni da che ci sei. Ecco, un caricatore assassino l'arma arriva a fare in testa un danno di 34, quindi 8 di danno in più in critico. È veramente è veramente, di... veramente tanto secondo me, cioè. Anomalo. Fa e al body quindi se... 20. No, al body non 26. Mi ricordo se 28 o 26. Sì, al 26. Body 26. Quindi semplicemente 6 in più. E veramente trita con caricatore assassino questa cosa. Trita. Se non vi fate prendere dall'emozione e smirate, trita. Io mi faccio prendere dall'emozione e trito, soprattutto perché mi fregano sempre le kill. Dove sta quest'uomo? Aiuto, mi sono perso. Why is behind me? Quella roba da tirare. Basta, prendi un po' di danno dalle mie granate. Vabbè, no, lui non muore.
Io faccio su e giù, su e giù. Ok. Certo, se stai facendo. Allontaniamo un secondino. Adesso proviamo a fare un fight leggermente più distaccato. Per esempio, guarda, vieni al centro. Facciamo un fight da questa distanza. Molto probabilmente lo vince lui, perché in gittata quest'arma ne sente parecchio. Ecco, vedete. Ma in realtà mica tanto, A colpire. Cioè, ci arrivano i colpi, ma non sono per niente precisi. Resta solo. Perché, cioè, io appunto, come ho già detto, il rinculo della visione mi sembra prettamente grafico, non particolarmente, diciamo, difficile da controllare. Perché appunto grafico. Io invece no, mi ci trovo veramente male con la stabilità di quest'arma. Veramente non riesco a tenerla in molte occasioni. Soprattutto quando i fight iniziano a essere abbastanza dalla distanza, io vado in panico e non riesco. Poi da vicino scioglio. Ok, no, mi ammazzavi. Come la granata? Sinceramente non lo la so. Ah, la nefasta era, ok. Sinceramente non vi so dire, perché sono armi veramente molto 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 simili. L'unica differenza è il rinculo alla fine, perché cioè il rapporto rinculo gittata, perché alla fine il gunfight da distanze un po' maggiori lo vince comunque la visione, perché in realtà la stabilità dell'ultima speranza non è che sia chissà quanto maggiore. Io le trovo come armi molto simili e profondamente diverse, sinceramente. Però non lo so, diteci voi nei commenti come quali delle due preferire. Io preferisco l'ultima speranza. Tedwise preferisce la visione. Mettiamoci d'accordo e vediamo. Scegliete voi, insomma, chi deve vincere. Detto questo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, passate dai social, che come ogni volta sono in descrizione, anche dal nuovissimo, bellissimo sito. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti. Per la tua luce. Mia.